Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima giornata del Cinecampus 2010. La scrittura si valorizza, diventa, prende spessore proprio da come è montata la scrittura della storia. Questa mentalità, ripeto ancora una volta, deve sempre caratterizzare il narratore, che deve trovare sempre il modo migliore per far poi diventare, per esempio, nel cinema un'immagine fortemente significativa oppure un'immagine morta. C'è sempre un segreto dietro. Quindi racconti lui, poi per raccontarlo hai bisogno ovviamente di una piccola conflittualità, non lo puoi raccontare così, devi presentare un altro personaggio che ti permette di raccontare lui. Dopodiché vai, lo lasci, hai capito come è fatto, che problemi ha o quali problemi non ha, e vai da un'altra parte, l'antagonista, che è completamente opposto, tant'è vero che tu ti dici speriamo che non si incontrano mai questi due, perché sennò succede un casino. E invece si devono incontrare, se no il conflitto non esplode. Nella commedia invece io ho un personaggio che è sempre uguale dalla prima inquadratura all'ultima inquadratura. Questa battuta ci dice che quella è la figlia e quello è il padre, che lui fa il diplomatico e che si stanno litigando. Ecco, una battuta solo, ci sono cinque informazioni dentro. Quindi il grande dialogo è quello che dentro non ce l'ha nessuna informazione. Per non averne nessuna è importante fare un lavoro precedente che prepara il dialogo. Questo lavoro precedente i francesi lo chiamano la mise en situation. Quello che è nemico a uno scrittore è se stesso, quello nemico è se stesso, perché sa che tipo si vede dalla faccia, insomma. Però se te la faccio già non va bene, perché significa già ho fatto, oppure qualcun altro l'ha già fatto. E nella narrazione tu scrivi A, poi scrivi B, e poi veramente c'è bisogno che lo scrivi, perché è il racconto stesso che ti dice C. Quindi tu sei messo il C, guarda, alla fine c'è una cosa che è stata fatta tante volte, non è quella che volevi fare te. Entri all'improvviso in un cinema, non sai che film è, vedi 4 inquadrature e dici quello più loro. Però se la vita a dire questo si diventa grande come pubblico. Basta inquadrature di pubblico, un altro lavoro da fare. La comicità ha bisogno di una maschera, la commedia no. Sono cose due drammaturgie lontanissime, perché la commedia ha la stessa scrittura del dramma e della tragedia, il fatto che è leggera. Però la scrittura, io posso avere un personaggio nelle commedie, come nei film fantastici, un personaggio che nasce in un modo e mi finisce, che è in un altro modo. In mezzo a pianto, perfetto, amato, tutto quello che vuoi, con tutta una serie di repertorio, di espressivo, eccetera, perché io ho un personaggio che ha una psicologia, un suo spessore, una sua cultura, una sua personalità, un suo background, un suo passato, c'è un personaggio vero, anche nella commedia. Come si veste, come si muove, come cambia l'atteggiamento con gli altri, come studia. Pensate a De Filippo, Eduardo Filippo e Totò. Totò è veramente due napoletanissimi, però quando tu vedi Totò al cinema te lo dimentichi che è napoletano, non c'è niente da fare. De Filippo quando lo vedi è sempre napoletano, è sociologico. L'altro ha tutto il repertorio medico, delle mosse così napoletano, non te ne accorgi, tutte le cose che lui fa così, è da figlio. Allora che significa? Scrivere una storia comica non è affatto, è completamente diverso scrivere una storia comica, da commedia, drammatica. Nella struttura ma il cinema occupa un quarto del mio tempo artistico, diciamo. Io nasco come scrittore, letterato, anzi prima come poeta, poi come scrittore, poi finalmente ho scoperto il cinema grazie al mio maestro Pasolini, che faceva il regista, e quindi mi ha dato l'opportunità di fare l'aiuto regista, e quindi ho imparato un po' a fare il cinema. E poi dopo questo grande amore per il teatro che ho scoperto subito dopo, quindi ho fatto già una 40
40-50 commedie, pièce teatrali, un po' in giro per l'Europa, mi piace tanto, e quella forse mi piace più di tutto il teatro.